Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete intuito, si parla di droni. Ho deciso di fare questo video dove vi parlerò e vi porterò le mie esperienze facendo le mie considerazioni su tutti questi droni. Ovviamente non sarà un confronto diretto tra questo è meglio di questo, questo è meglio di questo, perché ovviamente sono tutti droni di fasce diverse, quindi sia di prezzo che di caratteristiche. Aspettate un attimo che metto giù che pesa tantissimo. Ok, mi stavo spaccando un braccio. Vi stavo dicendo, non sarà un confronto diretto nel senso di questo è meglio, quell'altro è peggio, cioè tra uno e l'altro, perché ovviamente non sono droni comparabili, nel senso che sono completamente diversi uno dall'altro, cioè c'è il piccolo Tello che ovviamente non è paragonabile a nessuno di questi, c'è l'Apsanzino che non è paragonabile a nessun altro di questi, perché comunque è una fascia di prezzo che non c'entra niente con gli altri, quindi ragazzi sarà proprio prendere un drone e parlarne dei suoi pro e dei suoi contro. Ovviamente dopo ognuno tirerà le sue conclusioni su quale magari è interessato ad acquistare o meno, o se magari ce l'ha già, ha delle opinioni diverse rispetto a quelle che vi dirò io, quindi ne può venire fuori un dibattito di opinioni, anche perché nel senso questi droni non è che ce li ho solo io, quindi nel senso se uno ne ha uno di questi ne può dire la sua nei commenti ovviamente. Quindi ragazzi io direi di partire, il primo che entra in gioco è sicuramente il Mavic Air. Il Mavic Air che è un drone ovviamente ormai straconosciuto, perché praticamente è un anno circa che è sul mercato. E cosa dire di questo drone? Secondo me è eccezionale per dimensioni, per diciamo sicurezza di volo, è un prodotto DJI, quindi tanta roba dal punto di vista della qualità, cioè tutte cose nel senso che già conosciamo, perché quando parliamo di un prodotto DJI certe cose sono veramente scontate. Diciamo che il suo punto forte è ovviamente la dimensione, il peso, la fotocamera che è veramente ottima, unica pecca forse satura un po' troppo i colori per i miei gusti, però veramente un 4K eccezionale. Cose negative, la batteria che dura poco, il rumore che è veramente forte per un drone soprattutto così piccolo, e se vogliamo stare a guardare un po' il prezzo, perché vabbè, come tutti i prodotti DJI i prezzi non sono bassissimi. Quindi ragazzi, queste sono le mie opinioni. Questo drone è sicuramente un drone per chi anche non ha mai avuto un drone di fascia alta, nel senso che magari è abituato a droni da 100 euro, comunque droni tra virgolette un po' giocattoli. Passare a un drone come questo veramente si trova subito a suo agio, perché è comunque un drone che è sicurissimo, facile da pilotare, sensori davanti, sensori dietro, sensori sotto, cioè un drone che veramente dà sicurezza quando si usa. Un drone che consiglio veramente anche a chi non, diciamo, non ha esperienza, non ha magari, senza fare fasce in mezzo, se ovviamente non si pone il problema del costo, perché partiamo sempre dal presupposto che ha un costo alto. Però se uno dice vabbè non mi interessa spendere tot, sicuramente è un drone che consiglio anche a chi ha poca esperienza, perché è veramente un drone che è facile, sicuro e alla fine dà risultati veramente eccezionali. Anche il radiocomando ottimo per questo drone, quindi ragazzi queste sono le mie considerazioni su questo drone, sono i suoi pro e i suoi contro, secondo me un drone veramente top. Poi andando in ordine alfabetico ovviamente arriva la Anafi, il Parrot Anafi, che all'inizio era partito male quando è uscito, soprattutto per il prezzo altissimo e perché quello che diciamo veniva dato soprattutto a quel prezzo, e anche comunque diciamo aveva tanto da migliorare. Allo stato attuale, con il prezzo attuale, veramente un drone anche questo che mi piace veramente veramente tanto adesso, infatti lo uso praticamente più del Mavic Air. I suoi pro sono la batteria che dura tanto, silenziosissimo, la possibilità di caricare la batteria con qualsiasi power bank o attaccandola a qualsiasi alimentatore normalissimo, perché comunque ha una batteria con la presa Type-C, quindi non ha bisogno di un alimentatore specifico. Un'altra cosa che piace è la fotocamera, nel senso che ha 21 megapixel e è orientabile 90 gradi verso l'alto, ha l'HDR, forse un po' più diciamo che usando l'HDR va regolata in manuale, perché in automatico
automatico, anche se è migliorato tanto in certe situazioni, soprattutto con tanta luce così, non mi fa impazzire l'HDR, però ovviamente si può disattivare e lo si usa senza HDR come tutti gli altri droni. Ha lo zoom senza perdita di qualità. Quindi ragazzi, questi sono i pro di questo drone. I contro, è l'applicazione, che secondo me è molto carina, fatta bene ed è in italiano e non è, diciamo, copiata come fanno gli altri, che copiano tendenzialmente sempre quella di DJI. Questa è un'applicazione, diciamo, che ha una sua identità e, ripeto, soprattutto in italiano. Le cose invece che non mi piacciono anche adesso, dopo che, diciamo, si è sviluppato con tutti gli aggiornamenti firmware, tutti gli aggiornamenti dell'app, adesso veramente un drone sicuro, stabile, over, adesso c'è anche il ritorno con precisione come i prodotti DJI, quindi adesso veramente un drone completo. Le cose che non mi piacciono sono il fatto che ovviamente non hai sensori, che comunque non sono indispensabili, però averli dà una certa sicurezza in più in certe situazioni. Qua non ci sono ovviamente, quindi è una cosa che magari su un drone di questo prezzo è un peccato che non ci siano. Poi che non mi piace è il costo della batteria, che cioè nel senso che la batteria, a comprare una batteria alternativa costa veramente tanto, perché costa 99 euro, e 99 euro per la batteria di ricambio veramente tanto secondo me come costo, cioè neanche quelli di DJI praticamente costano così, per intenderci. Non mi piace il fatto che ci sia la ventolina qua sotto, perché quando lo si appoggia, praticamente se lo si fa partire anche da un prato dove anche l'erba è bassissima, comunque anche da un terreno che non sia asfaltato, anche un terreno, diciamo, fatto di terra, così veramente la ventola praticamente sfiora il terreno. Se c'è solo anche l'erbettina alta 2 mm viene raccolta dalla ventola, e quello non mi piace. È vero che questo drone, il suo punto forte, che mi sono dimenticato di dirvi, che decolla lanciandolo, e quindi è, diciamo, una cosa che si va a ovviare con quello, nel senso che tanto decollando, lanciandolo, la ventolina non va a toccare l'erba. Però se uno dice no, io non mi fido a lanciarlo, anche se lui è predisposto, c'è la funzione proprio di lanciarlo dalla mano, non è che uno se lo inventa, però uno dice no, a me piace farlo decollare da terra, ecco, questo di fare la ventolina qua sotto che rasenta il terreno, un'altra cosa che non mi piace. E un'altra cosa che non mi piace, il radiocomando, perché non mi piace, uno, esteticamente, ed è veramente pesante da avere in mano rispetto a tutti gli altri. Quindi queste sono le cose positive e negative secondo me allo stato attuale di questo drone, che però consiglio tantissimo anche lui a un principiante. Tolto il discorso dei sensori, ovviamente bisogna stare un pochino più attenti rispetto al Mavic Air, per dire, perché non ha i sensori, però dal punto di vista della facilità d'uso, dalle regolazioni di pilotaggio semplice, nel senso che uno proprio se lo fa calzare a pennello, perché l'applicazione è veramente semplice nel regolare il drone per, diciamo, ognuno per le proprie caratteristiche di guida o per quello che deve fare. Quindi ragazzi, anche questo drone secondo me è in questo momento prezzo, prestazioni, applicazione veramente top. Poi, andando in ordine alfabetico, cosa viene? Viene l'Autelivo. Ovviamente qua si apre un discorso un po' più ampio, nel senso che, o meglio, un po' più grosso, nel senso che parliamo di un drone più importante, soprattutto nel prezzo rispetto agli altri due, di dimensioni, di peso, perché praticamente pesa tre volte la Nafi, per dire, quasi, ci andiamo vicini, pesa il doppio del Mavic Air, e anche le dimensioni sono abbastanza importanti, diciamo sono quelle di un Mavic Pro, per intendersi. La fotocamera eccezionale, gimbal eccezionale, la fotocamera perché 4K 60 fps, ed è uno dei pochi droni attualmente, diciamo, ad uso consumer in grado di farlo, cioè non sono tanti droni che lo possono fare, soprattutto richiudibili, anzi richiudibili forse è l'unico, se non vado errato. Quindi la fotocamera, in più di altissima qualità dal punto di vista, a me piace tanto dei colori, perché sono molto più rispetto a, diciamo, ai prodotti DJI, che tende molto a, diciamo, a saturare i colori, quindi a fare colori sì belli dal punto di vista di impatto visivo quando li andiamo a rivedere, però non molto reali. Queste invece secondo me sono molto molto più reali. Poi vabbè, tempo di volo alto, 30 minuti, quindi una cosa che positiva. Poi un'altra cosa positiva è il radiocomando, che in questo caso però ve lo faccio vedere, perché aspettate che lo prendo,
che rispetto agli altri droni è veramente tanta roba, perché abbiamo un radiocomando con un display OLED, quindi possiamo pilotare il drone anche senza mettere il telefono. Ovviamente è un display diciamo in HD, non è full HD, però veramente tanta roba, nel senso, quando si ha fretta o bisogna tirare fuori dallo zaino il drone velocemente, non si vuole stare ad attaccare il telefono o meno, qua tranquillamente si vola senza il cellulare. Un'altra cosa positivissima che ha è ovviamente la sicurezza di volo, che è esagerata, soprattutto anche con il vento, in condizioni veramente di vento forte l'ho provato e lui veramente tanta roba. I materiali eccezionali, nel senso che se lo si prende in mano, cioè è difficile da spiegare, ma è molto più, diciamo, solido e concreto, per dire, di un Mavic Pro, per intendersi, sebbene i prodotti DJI tantissima qualità, tutto quello che vogliamo, però qua ancora di più, c'è un livello secondo me ancora più alto di materiali, diciamo solidità proprio del drone stesso, veramente tanta roba. Precisissimo nel ritorno anche lui, quindi return to home precisissimo al millimetro, ma come gli altri due poi è Mavic Air e Parrot Anaphic, che tutte e due comunque tornano precisissimi anche lui. Anche qua l'applicazione mi piace molto, perché anche in questo caso non è copiata da quella di DJI, ha un'identità sua anche questa applicazione, ovviamente in inglese, però beh, anche quella di DJI è in inglese, ha un'identità sua, mi piace molto. Un'altra cosa che mi piace tanto, che vabbè non è sul drone stesso, è l'assistenza, veramente, che anche se questo drone ha l'assistenza solo negli Stati Uniti, come si contatta via email l'assistenza su qualsiasi informazione che vogliamo avere riguardo al drone, o se non capiamo qualcosa, o se vogliamo una spiegazione, veramente rispondono velocissimi, cioè sono disponibili 7 giorni su 7 e rispondono in tempo zero, cioè nel senso, nell'arco della stessa giornata praticamente mi hanno sempre risposto. Le note negative cosa sono? Le note negative sono che è venduto solo in America, quindi lo bisogna acquistare dall'America, e quello sarebbe anche il meno. Il problema è che ovviamente anche la garanzia e l'assistenza è là, quindi abbiamo sì la garanzia che è valida, però le spese di spedizione nel caso di riparazione sono a carico nostro, anche se il prodotto verrà riparato in garanzia, ma le spese di spedizione andate e ritorno dagli Stati Uniti saranno ovviamente a carico nostro. Quindi questa veramente secondo me è l'unica nota negativa di questo drone. Per il resto, ragazzi, veramente un drone super. Poi andiamo avanti, veniamo al piccolo Tello, che è un drone che consiglio a chiunque vuole iniziare ad approcciarsi al mondo dei droni, perché iniziare con un drone così veramente fa capire e fa, diciamo, imparare ad usare un drone, perché è un drone che sta fermo in overing in maniera impeccabile, cioè praticamente fermo su un cavalletto, quindi per chi deve iniziare ad avere un drone che sta fermo immobile quando lo si lascia in overing è importantissimo, perché comunque non manda in agitazione chi lo sta pilotando, chi non ha ancora bene la sensibilità nel gestirlo, perché magari se lo vede andare in giro si spaventa, inizia a gestire con diciamo le cloche per pilotarlo, e fa solo, diciamo, e va solo a peggiorare quello che è l'overing in quel caso del drone, mentre questo, quando lo si lascia fermo, sta fermo. La fotocamera ovviamente non è eccezionale, però è già una fotocamera che secondo me ci permette, allo stato attuale, poi con i vari miglioramenti che ci sono stati con gli aggiornamenti firmware e dell'applicazione, ci permette comunque già di fare i primi editing video di un certo livello. Quindi ragazzi, secondo me questo drone, per chi vuole approcciarsi al mondo dei droni, è il drone ideale, perché comunque lo si può configurare in modalità soft, nel senso che il drone diventa lento, gestibile, in modalità invece divertente, quindi una modalità, diciamo, sport, in cui diventa bello aggressivo. Le batterie non durano poco, perché comunque per un drone così piccolo durano circa 10 minuti, quindi batterie non sono male, poi vabbè se ne compra anche più di una, perché comunque qua le batterie non hanno prezzi assurdi. È fatto bene, cioè plastica è fatto, diciamo, di qualità. Per sfasciare secondo me un drone così bisogna impegnarsi anche tanto, quindi ragazzi, questo drone però va secondo me accompagnato al suo, diciamo, gamepad, cioè al suo game sire, perché in quel caso si impara veramente a pilotare il drone, perché pilotare i droni col cellulare, cioè col display del cellulare, secondo me non è imparare a pilotare i droni. Sì, si usano, ma veramente non trasmettono quel feeling che bisogna avere
per diciamo pilotare un drone. Quindi ragazzi, le cose invece negative di questo drone quali sono? Il vento, o meglio l'aria, o l'arietta, chiamiamola così, perché basta veramente poca aria, basta proprio un venticello leggero di quelli che praticamente non muove neanche una piuma, ma lui inizia a arrancare, nel senso che veramente se deve andare contro a un filino di vento veramente arranca di brutto, diventa molto difficile da gestire. Ecco, l'unica pecca è quella, perché usarlo all'esterno è divertente, è bello, ma ci vuole proprio una giornata senza proprio un filo d'aria. In casa è divertentissimo, perché comunque anche in casa, con i suoi sensori che ha sotto, ha un overing precisissimo anche in casa, anche quando c'è poca luce e quindi i sensori fanno fatica a leggere il suolo, riesce ad avere comunque un overing diciamo ottimo. Quindi ragazzi, questo è un drone che comunque non costa tanto, ma secondo me è il miglior drone di queste dimensioni, di questo peso, e da usare in casa, da far imparare a un bambino ad usare un drone, ma anche un adulto, e io ce l'ho perché è divertentissimo. Quindi ragazzi, questo secondo me, per la mia opinione, per imparare ad usare i droni soprattutto in casa o per un bambino, perché veramente da fiducia, sicurezza ed è stabilissimo. Ultimo drone di cui vado a parlarvi oggi, che inizia con la Z, quindi è l'ultimo nell'ordine alfabetico, e in più casualmente, o se vogliamo una coincidenza, è pure l'ultimo arrivato all'interno del mio parco droni, lo Zino. Qua ragazzi il discorso diventa un po' più complesso, nel senso che è l'ultimo arrivato, quindi un drone acerbo, nel senso, ovviamente, essendo l'ultimo arrivato, è quello con meno aggiornamenti, quello meno sviluppato dal punto di vista firmware. Però secondo me è un drone che allo stato attuale mi sembra che si riesca a trovare anche intorno a poco più di 300 euro, se non sbaglio, sui siti shop cinesi, se non vado errato, però il suo prezzo diciamo di vendita è 350 euro, una cifra del genere. Allo stato attuale, secondo me, in questa fascia di prezzo è l'unico che ha diciamo una qualità di camera a questo livello, nel senso che ha un 4K più che buono, con gli ultimi aggiornamenti veramente è diventato un 4K di qualità ottima. Quindi avere un drone che costa 300-350 euro con una fotocamera in 4K, con un gimbal che secondo me adesso stabilizza, con gli ultimi aggiornamenti anche la stabilizzazione del gimbal è diventata più precisa, nel caso andate a vedere anche i video che ho fatto con questo drone, vi rendete conto che si può tirare fuori molto dal punto di vista cinematografico. Quindi ragazzi, i suoi pro sono il prezzo, che sicuramente non è un prezzo alto per essere un drone richiudibile con queste caratteristiche di fotocamera. È un altro pro la batteria, che secondo me dura, quindi non è male, ovviamente non è paragonabile a un Mavic Pro per dire, però dura di più per dire del Mavic Air. Ha una batteria comunque discreta, l'applicazione è molto simile a quella di DJI, anche se gli mancano un sacco di funzioni, le stanno implementando, sta migliorando anche l'applicazione, però diciamo dal punto di vista grafico ricorda molto quella di DJI. I contro sono che non hai sensori, quindi come il Parrot Anafi non hai sensori, quindi un drone diciamo con cui bisogna stare un pochino attenti, nel senso che dipende da noi il non andare a sbattere e non da lui. Poi è un drone che ha diciamo non ha nessun sensore sotto, né fotocamera né sensori a ultrasuoni, cioè praticamente sotto non ha niente. Quindi è un drone che ha un comportamento diverso rispetto a tutti gli altri. In overing non è male, con gli ultimi aggiornamenti in overing devo dire che si comporta bene, sta fermo diciamo in un raggio di 20 cm, lui se ne sta lì, massimo ruota all'interno di questi 20 cm, però non se ne va in giro, per quello l'overing non è male. L'unica cosa è che tende sempre, quando ci spostiamo e poi freniamo, a scendere. Questo purtroppo è un discorso che viene perché non ha sensori sotto. Anche questo è migliorato dall'inizio, però c'è ancora, probabilmente migliorerà ancora con gli aggiornamenti, però secondo me sarà quasi impossibile toglierlo del tutto, però è anche una cosa a cui ci si abitua, nel senso che fa strano se si passa da droni che hanno tutti questi sensori a questo, allora ci si nota tanto questo diciamo difetto, se vogliamo. Secondo me se invece uno
prende subito questo, lo nota secondo me di meno, perché comunque non è che causa chissà che, però fa strano. Poi un'altra cosa che non mi piace tanto, il radiocomando, adesso ve lo prendo, o meglio non è che non mi piace tanto, è la qualità dei materiali, che è un po' plastica da gioco cinese, per intendersi, quelli che troviamo nei negozietti cinesi, tanto per capirci. Però vabbè, falso. E poi che non mi piace sono le crocettine, troppo morbide e con una corsa lunghissima. In poche parole, qua abbiamo una corsa che è molto più corta, cioè se io prendo l'Otelivo, a parte la crocettina che diciamo bisogna mettere più forza per muoverla, e poi la corsa è poca, stessa cosa per il Mavic Air o per il Paro Tanafi. Questo invece ce l'ha molto morbida e poi è lunghissima, e questo non mi piace molto. Quindi questo, diciamo, il radiocomando è la cosa che mi piace meno della Sanzino, cioè tra le cose che potevano evitare, secondo me, che non andava a influire sul prezzo, perché fare una corsa più corta non è che andava a influire sul prezzo. Dopo altre cose ovviamente posso capire che non ci siano o siano fatte in un determinato modo, perché ovviamente per stare in questo prezzo, cioè se noi pensiamo avere un drone con un gimbal, fotocamera 4K, richiudibile, a questo prezzo sembrava veramente impensabile fino tipo a un anno fa che si potesse fare un prodotto a questo prezzo con queste caratteristiche. Quindi veramente da questo punto di vista Apstan ha fatto tanto. Ad oggi secondo me è il miglior drone in questa fascia di prezzo per fare riprese video. Ovviamente uscirà il Fimi X8 SE, che però, nel senso, arriverà più o meno a costare un 100-150 euro in più di questo, quindi nel senso anche lì il prezzo aumenta, quindi ovviamente che le caratteristiche saranno migliori. Un'altra cosa che non mi fa impazzire è il ritorno video, perché il ritorno video, uno, è scarso dal punto di vista della qualità, nel senso proprio a livello di risoluzione, soprattutto se abbiamo un telefono molto grande, tipo nel mio caso che ho un iPhone XS Max, la risoluzione peggiora ancora di più, cioè si nota ancora di più la scarsa risoluzione. E poi diciamo non mi piace tanto che ci sia solo la connessione a 5,8, cioè il drone comunica con il radiocomando a 5,8 GHz e c'è solo quella tipo di connessione, mentre per dire per il Paro Tanafi o per il Mavic Air possiamo scegliere fra il 2,4 o 5,8. Io preferirei avere o solo il 2,4 o tutte e due. Avere solo il 5,2,8 non mi fa impazzire, però vabbè, torniamo sempre al solito discorso, stiamo sempre parlando di un drone economico. Sicuramente è un drone che consiglio a chi vuole fare riprese video di un certo livello, cioè avere qualità di immagini spendendo poco. Questo veramente allo stato attuale, a oggi, è sicuramente il migliore. Deve ancora migliorare tanto, soprattutto nella guidabilità. Spero che Apstan implementi le regolazioni diciamo di pilotaggio, così uno se lo fa se lo regola come vuole, perché adesso sembra praticamente sempre in modalità sport, quindi è veramente troppo cattivo per fare riprese video. Veramente è un drone molto aggressivo dal punto di vista delle prestazioni, però per usarlo in modalità video andrebbe, diciamo, molto addolcito, quindi avere la possibilità di scegliere una cosa o l'altra o regolarselo come uno vuole. Quindi ragazzi, queste sono le mie considerazioni, le mie opinioni, o meglio quello che è la mia valutazione su questi droni, nel senso, per diciamo tutte le mie esperienze. Avete visto quanti video pubblico di voli, quindi nel senso ho fatto tantissime ore praticamente con tutti questi droni, e queste sono le mie considerazioni, i miei pro e i miei contro. Ragazzi, mi raccomando, dite la vostra nei commenti, perché comunque questi droni li avete anche voi, dite il vostro parere, la vostra opinione, quello che ne pensate. Ragazzi, il video finisce qua, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi se volete al canale Telegram Offerte, che trovate sotto in descrizione. Lasciate un grosso pollice su se il video vi è piaciuto, e ci vediamo ragazzi nei prossimi video. Ciao!